Bentornati ragazzi sul nuovo canale Junk Street Games, primo video in cui parleremo di Drive Club, Star Wars Battlefront, Project NX e molto altro ancora. Rimanete sintonizzati. Drive Club PlayStation Plus Edition. Abbiamo atteso lungo e ora è tra noi. Il download è disponibile sullo store europeo. Il titolo pesa quasi 15 GB. Per scaricare Drive Club bisogna avere l'abbonamento al servizio PlayStation Plus. Il gioco comprende tutte le funzioni di Drive Club, dalle sfide multiplayer alle modalità single player, i 20 tour, personalizzazione, replay e la modalità foto. La possibilità di creare gare personalizzate. Abbiamo 13 tracciati ambientati in India. Ci sono 15 vetture. Infine ci sono ben 27 trofei, tra cui il platino. Si potrà aggiornare il gioco alla versione completa spendendo 24,99 €. Beh, che dire, spetta a voi quindi se acquistarlo per la versione completa o tenere Drive Club PlayStation Plus Edition. Sono aperte le iscrizioni per la Closed Alpha di Star Wars Battlefront. Electronic Arts e gli stessi sviluppatori dice hanno iniziato l'invio via mail attinente alla Closed Alpha dell'atteso Star Wars Battlefront. Il titolo vedrà la luce sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC. La data per il download è per il 1 luglio sul portale Origin. Nella descrizione del video vi lascerò il link per partecipare alla fase di testing del gioco e i requisiti minimi per il vostro PC. Salve TV di Square Enix, la casa giapponese ha lanciato nello store una serie di offerte che coinvolgono alcuni dei suoi franchise di maggior successo. Parliamo di, prima di tutto, di Lara Croft e The Temple of Osiris, che è disponibile al prezzo di 9,99 € invece di 19,99 €. Sleeping Dogs Definitive Edition, disponibile a 11,99 €. Murdered Soul Suspect, acquistabile a 7,49 € invece di 29,99 €. E Hitman Absolution Elite Edition a 9,99 €. Vi invitiamo quindi di visitare lo store Square Enix. Il link lo troverete nella descrizione del video. Altra news è Nintendo, che non ha ancora mostrato Project NX. Nell'ultimo meeting alcuni investitori hanno chiesto a Satoru Iwata come mai Nintendo non abbia ancora mostrato il nuovo progetto di cui si parla, il Project NX. Il presidente di Nintendo non si è scomposto e si è limitato a rispondere che ha paura che qualcuno potrebbe rubare l'idea di base del Project NX. La piattaforma sarà basata su un hardware del tutto nuovo. Oltre a questo, Iwata ha confermato che la Nintendo Wii U sarà supportata ancora per diverso tempo. Bonus per i primi acquirenti nipponici per Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. La rivista nipponica Jump ha rivelato i bonus esclusivi all'interno delle prime copie giapponesi di Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Gli utenti che avranno la possibilità di essere possessori del titolo avranno come combattenti Boruto Uzumaki, il figlio di Naruto, Sarada Uchika, figlia di Sasuke, e Naruto e Sasuke tratti dal film The Last Naruto The Movie. Ci saranno anche 3 costumi aggiuntivi per Kakashi, il sesto Kage, e Sakura e Hinata nelle versioni presentate nel film The Last Naruto The Movie. Ricordiamo che Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 sarà disponibile in Europa durante l'autunno sulle console PlayStation 4, Xbox One e PC. Nuovi contenuti nei 2 nuovi DLC gratuiti di The Witcher 3 Wild Hunt. CD Projekt Red ha svelato giovedì con un tweet i contenuti dei 2 DLC gratuiti di The Witcher 3. Sono disponibili per tutte le piattaforme a metà settimana. Ecco cosa c'è all'interno dei pack: una nuova quest, Skyleash Most Wanted, e un'armatura inedita per Geralt e per il suo fedele cavallo. Al Comic Con di San Diego vedremo la modalità zombie di Call of Duty Black Ops 3.
La Software House ha postato su Facebook un messaggio: la probabilità è alta e che il team rivelerà i primi dettagli sulla modalità zombie di Black Ops 3. La data del Comic Con, ricordiamo che è il prossimo 9 luglio. Il nuovo capitolo di Black Ops vedrà la luce il 6 novembre nella versione PS4, Xbox One, PC, PlayStation 3 e Xbox 360. I giocatori che effettueranno il preordine riceveranno l'accesso alla beta che partirà durante l'estate. Svelata la Special Edition di NBA 2K16, 2K Games ha annunciato l'edizione speciale di NBA 2K16 dedicato a un mito di tutti i tempi dell'NBA, parliamo di Michael Jordan. La Special Edition permetterà ai giocatori di sbloccare alcuni contenuti bonus esclusivi da utilizzare nel gioco. Nella confezione troveremo poster NBA 2K16, scarpe Air Jordan per il proprio giocatore, t-shirt digitale Air Jordan, jersey digital di Michael Jordan, 30.000 monete in valuta virtuale, l'accesso a My Team V Plus, 3 pacchetti smeraldo e un'esclusiva card edition speciale limitata. I player che effettueranno il preordine della Special Edition potranno iniziare a giocare a 2K16 dal prossimo 25 settembre, mentre tutti gli altri dovranno aspettare al 29 settembre. E questo è tutto ragazzi, ci vediamo a sabato prossimo e iscrivetevi al canale. Ciao!